Eccellenza, il problema dei contagi in provincia si fa registrare quanto mai importante. Ecco, lei ha anche deciso di lanciare un appello ai sindaci e dire limitiamo le manifestazioni, limitiamo le feste, perché il rischio è alto. Beh, le feste non le vogliamo certamente limitare, diciamo che i dati ci dicono che la Calabria è in zona gialla e questo è già un segnale. E poi è un fatto che i contagi ci sono ed è importante cercare di contrastare l'ulteriore diffusione del virus. Questo lo si può ottenere con un minimo di attenzione e sotto questo aspetto domani pomeriggio ho proprio una riunione con le autorità sanitarie e con gli stessi sindaci e cercheremo di far passare appunto il messaggio di adottare misure che evitino troppi assembramenti che poi sono occasione per un'ulteriore diffusione del virus. È una valutazione che spetta responsabilmente all'autorità locale. Capisco che questo potrà comportare qualche sacrificio, però dobbiamo anche pensare che di qui a un mese, per dire un mese e mezzo, gli effetti di questa, come dire, gli effetti di queste misure si potranno avvertire, cioè se non adottiamo qualche misura di contenimento, tra un mese e mezzo potremmo ritrovarci con situazioni un po' più complicate. Oggi la provincia di Reggio ha registrato il dato più alto rispetto alle altre province calabresi, è un segnale cattivo ovviamente. Beh, è chiaro che l'attenzione deve essere massima, i comportamenti individuali contano. Il problema esiste ancora e è responsabilità certamente di ciascuno, non possiamo pensare che solo l'autorità pubblica possa contenere questo contagio. Sarebbe importante che ciascuno di noi assumesse quei comportamenti minimi che consentono comunque di contrastare la diffusione del virus. Inutile aggiungere, spero di non irritare qualcuno, che la misura principale è certamente la vaccinazione. Il governo ha adottato delle misure e noi stiamo cercando di farle osservare queste misure, ma è chiaro che dipende da ciascuno di noi, non possiamo pensare che sia l'autorità pubblica da sola a impedire questa diffusione del contagio e del virus. Mi auguro che i comportamenti individuali siano coerenti con queste esigenze.